Benvenuti in un'altra puntata di Marsala Geographics. Sono a Paestum, niente poco di meno, vedete alle mie spalle? Quello è il tempio, chiamato Tempio di Nettuno, ma in realtà non si sa bene se era di Poseidone. Poseidone, aspettate un attimo, che ho il dubbio. O Poseidone o era o un altro che non mi ricordo, però Apollo, scusate. Però è una cosa imponente, credetemi. Cioè io cerco di farvelo vedere, ma non è facile. Nel frattempo c'è anche l'aperitivo dietro di me, molto bello, è imponente, vedete le persone come sono piccole in confronto al tempio che è gigante. È bellissimo, ci dovete venire ragazzi, si paga 12 euro l'ingresso, ma credetemi, ne vale la pena. E là in fondo non si vede, io proverò ad avvicinarmi un pochino, credetemi, sono tre i tempi in realtà, quello là, Dio santo, non si vede. C'è anche Tiziana, c'è anche Sara, c'è anche Bob che non si gira a salutare. Allora io proverò ad avvicinarmi. Comunque lì in fondo c'è un altro tempio là, eccolo qua, questo qua è il tempio della dea Atena, che è lì in fondo. Là si svolgeva tutta la città, c'era tutta la città, vedete? E c'era anfiteatro, un sacco di posti belli, insomma. E quello è un altro tempio. In realtà prima si pensava fosse una basilica, perché allora di solito i tempi erano costruiti così: 6 colonne davanti e dietro e 13 laterali da un lato e dall'altro. Quello l'ha ingannato, perché in realtà ce n'è 9 frontali e 18 laterali, se non sbaglio. E perché è stato ingannato? Perché si pensava fosse una basilica. In realtà è un tempio speciale, è un tempio per due divinità, Zeus ed Hera. Zeus da un lato ed Hera dall'altro, perché era diviso da un colonnato in mezzo, per questo erano 9, perché c'era questa colonna in mezzo che in pratica partiva dalle altre colonne e divideva il tempio in due. Guardate. E da un lato c'era Hera e un altro Zeus. È bellissimo ragazzi, è gigantesco, le mura sono bellissime, sono le mura più belle e più maestose che io abbia mai visto. Oddio, non ne ho viste tante, però credetemi, sono bellissime. Niente ragazzi, siamo a Paestum ed è bellissimo. Un saluto da Marsala Geographics, alla prossima puntata.